piano è il primo brano di questo CD, ma il primo brano anche in ordine di ideazione e scrittura. Io ero appena tornato da casa di Giacomo con in tasca questa idea di fare un disco assieme, che doveva essere un disco cattivo, per cui la prima cosa che ho fatto è mettere in drop D la chitarra, e non era abbastanza. Ho preso la 7 corde e non era abbastanza, insomma ho preso la 8 corde, ho suonato la cosa più cattiva che mi venisse in mente, mi sembrava insomma un ottimo punto di partenza per far iniziare un disco del genere. Questo brano contiene uno dei licks più difficili che mi sia mai capitato di dover eseguire, e questo avviene spesso quando due nature così diverse come quella mia e quella di Gianni si scontrano. Pur avendo un background musicale simile, abbiamo due stili e due approcci alla chitarra molto diversi. Questo rende le cose mie molto difficili per lui e le cose che fa Gianni molto difficili per me, ma non è altro che un'occasione di crescita e di miglioramento. Artifact, ovvero artefatto, nel senso di oggetto dotato di poteri magici. Questo brano per me rappresenta proprio questo. È un brano nato di getto, nato da un riff che tenevo nel cassetto da anni e che si è sviluppato in parallelo con l'idea di questo progetto. Artifact per me è il brano più importante del CD, vi spiego perché. Perché è il brano dove io ho scoperto che c'era veramente un'atmosfera da band. Il primo assolo che ho fatto a Giacomo non era piaciuto, non funzionava con l'arrangiamento. In una situazione normale penso sarei arrivato tranquillamente alle mani col chitarrista, invece in questo caso qua si è discusso e si è trovato quell'equilibrio, secondo me fondamentale, di una band, di capire che le cose devono far ruotare l'arrangiamento, per cui è stato un brano nel quale veramente ci si è messi come band a tavolino per trovare una cosa che gratificasse prima di tutto l'insieme della band e della canzone che l'ego individuale. Solo che mi propose Gianni era bellissimo, però secondo me poteva fare di più, e quindi decisi di chiedergli una seconda versione. La parte musicale su cui doveva suonare era piuttosto difficile, perché effettivamente era molto rarefatta, e quindi diciamo che si trattava di trovare la giusta atmosfera, no? Il giusto balance fra lead classica e espressione, ma al secondo tentativo l'ha centrata in pieno. Se Caffè Indiano era il brano che doveva aprire il disco e non fare sconti, cioè far vedere che dovevamo essere cattivissimi, Sagatava per me era il brano che doveva far sentire che eravamo pazzi, per cui eravamo capaci in una stessa canzone di passare da una strofa che ricordava gli Slayer a un ritornello che poteva essere un arpeggio di un brano di Alanis Morissette. Inoltre è un brano che valorizza la sezione ritmica, che veramente spazia, diventa cita i Police, cita il reggae, cita il funk. È un brano che è una vetrina sulla nostra follia musicale. Follia musicale significa amore per la musica, perché ti piace tutto e godi di tutto. La
cosa incredibile di questo brano è che proprio il ritornello regge su un arpeggio di chitarra, cioè la melodia insita nella parte di Gianni è così potente da non aver bisogno di altro. Ho provato in diversi modi ad aggiungere un tema, qualcosa, ma veramente non c'era né la necessità e neanche poi il modo, era veramente qualunque cosa, era veramente di troppo. The Core, ovvero il nucleo. Questo brano è stato scritto diversi anni fa, però per qualche ragione non aveva mai trovato una collocazione nella mia discografia, non l'avevo mai fatto uscire. E finalmente con Racer Café ha trovato il suo posto. Se sono uscito vivo da The Core, posso affrontare qualunque tipo di prova nella mia vita, perché in The Core dovevo fare l'assolo dopo un assolo di Giacomo lunghissimo nel quale dice tutto quello che c'è da dire su un assolo di chitarra e suona secondo me veramente al top delle sue capacità. Per cui mi sono scervellato un sacco per fare qualcosa che né cercasse di fare appunto la gara tra galletti nel pollaio, per cui magari partire con i miei leak più pirotecnici, ma dovevo cercare di valorizzare ancora di più il suo solo, quindi fare una degna chiusura per il brano. C'è una foto che troverete che testimonia che cosa ho fatto, insomma mi sono spaccato la testa per giorni, quindi ho fatto una spesa della Madonna al supermercato, il mercoledì mi sono chiuso in casa e la domenica ora di pranzo, dopo che ho chiamato Giacomo per dire guarda non si fa più il disco perché mi ammazzo, perché non riesco a fare niente, finalmente l'ha solo uscito, per cui è stata una prova pazzesca nel quale veramente ci ho messo tutto il cuore, perché era un brano stupendo e dovevo valorizzare il fatto di suonare con un chitarrista che stimo così tanto, quindi facendo una solo che fosse all'altezza di quello che aveva suonato lui, ed è stata una prova pazzesca. Aveva un arrangiamento piuttosto blindato, considerato che appunto era stato fatto diversi anni fa, ma era necessario appunto cercare di trovare lo spazio anche per Gianni. Io non ho fatto altro che stendere la stesura, dividere le parti e poi ci siamo divertiti a duettare e infine Gianni mi ha fatto un regalo bellissimo, uno dei soli più belli che abbia mai sentito. Questo disco contiene un'energia piuttosto speciale, un'energia creativa di quattro persone che si sono unite e che hanno cercato di fare un progetto musicale divertendosi, e spero che questa energia arrivi anche a chi lo ascolterà. Racer Café.